Buongiorno, buongiorno a tutti, ragazzi, vi sto parlando da un canale di Lam Lucca, una bidonville appena fuori dal centro abitato, vedete tutte case che abitano qua sul fiume, sono sulla passerella praticamente che collega le due sponde del canale. Vedete come vivono ancora qua, andando più a nord. Ce ne sono molte, molte di più, vivono tutti così sul fiume. E niente, volevo dirvi, appunto, per quanto riguarda l'ETA, non so se avete letto l'articolo di ieri, che praticamente non sono riuscito ad andare d'accordo, non lo fanno più per dicembre, avrebbero dovuto farlo in fase pilota a dicembre e poi entrare in vigore a giugno 2025, ma a quanto pare non sono riusciti a mettersi d'accordo tutte le... Sono spettatore, tutte le agenzie coinvolte. Perché? Perché a quanto pare è un sistema di tracking. Siccome tu col visto devi già dare le informazioni, questo ETA riguarda quelli che entrano senza visto, in esenzione. E infatti dalle richieste che stavano facendo, dovevi mettere il volo di entrata e di uscita dalla Thailandia. Dovevi mettere dove andavi ad alloggiare, anche se era la casa di un mio amico, di un amico, dovevi mettere l'indirizzo. Dovevi avere la prova. Dovevi avere la prova finanziaria di avere i soldi, se eri da solo, se eri con la famiglia. Volevano implementare anche i 300 baht, che è la famosa tassa barra assicurazione che dovresti pagare 300 baht all'entrata, e andava fatto ogni volta che entravi e uscivi dalla Thailandia, aveva valore come entrata unica. Non è brutta come cosa, perché ti davano un QR code e tu arrivavi all'immigrazione, facevi vedere quello e entravi, e lì ci rimaneva anche la data d'entrata, non serviva più neanche il timbro. Però ecco, come vi dicevo, non sono riuscito ad andare d'accordo. Quindi è slittata, non sarà più dicembre, ma sarà 2025, forse, se la fanno poi, perché non è neanche detto che la facciano, sicuri. Qui finalmente sta uscendo un po' di sole, finalmente. Ho quasi paura a tornare a Phuket, perché mi dicono che piove ancora. C'è un via vai su quella passerella qua. E qua si sta bene, ragazzi, Bangkok si sta bene. C'è un po' di confusione, però io mi diverto sempre, una settimanella. Torneremo verso il 27-28 Phuket. Ci sono gli appuntamenti anche lì da rispettare. E niente, magari ci aggiorniamo più avanti da Phuket. Comunque l'ETA non si va più. Vi saluto. Bye bye, alla prossima.